In tanti, ieri mattina, in sella alle proprie biciclette, hanno preso parte all'inaugurazione dell'ultimo tratto della pista ciclabile Fano Fenile, lungo la strada provinciale 45 Carignano. Al momento del taglio del nastro, presente anche l'ex primo cittadino di Fano, ora attuale sindaco di Colli al Metauro, Stefano Aguzzi, che ha visto, grazie alla sua precedente amministrazione e a fine mandato, l'avvio progettuale e finanziario dei lavori. Tutto il lavoro è stato impostato, finanziato e progettato durante la mia amministrazione insieme all'ente provinciale. I primi lavori sono proprio iniziati nella primavera che c'erano le elezioni, nel 2014, poi so che ci sono state una serie di complicazioni, di rivisitazioni anche un po' progettuali che ci hanno portato oggi comunque finalmente ad inaugurare questa bella, utile e splendida opera. Presenti anche il sindaco di Fano Massimo Seri, l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi, il consigliere provinciale Enrico Nicolelli e il presidente della provincia di Pesaro e Urbino Daniele Tagliolini. Siamo riusciti a realizzare questa grande opera, eravamo venuti qua, ci eravamo presi un impegno alcuni anni fa, oggi è una bella giornata anche di sole e dà piacere vedere così tanta gente poter utilizzare questo tratto di ciclabile che poi porta maggiore sicurezza ai nostri cittadini ed è quello che abbiamo voluto dare. Il Signore vi guidi nei vostri viaggi e disponga opere e giorni nella sua pace. Amen. Dopo la benedizione di Don Giuseppe Tintori, parroco delle parrocchie di Fenile e Carignano, è subito iniziata la pedalata di 3 km fino al quartiere di Fenile, alla quale hanno partecipato numerosi cittadini, tra cui anche i componenti del Comitato Pro Fenile. La realizzazione della pista ciclabile è stata possibile grazie alla collaborazione del Comune di Fano, che ha stanziato circa 290.000 euro, e della provincia di Pesaro Urbino, che si è occupata della progettazione e della realizzazione dell'intera opera. È un'opera importante e inauguriamo con grande soddisfazione, anche personale, perché penso di averci investito molto sia prima di essere sindaco in qualità di assessore provinciale insieme a Davide Rossi e Renato Claudio Minardi. Dopo un lungo calvario, un impegno forte, anche risorse destinate, siamo arrivati alla conclusione, all'inaugurazione di questo tratto. Ma anticipo da subito che stiamo già lavorando per collegare questo pezzo con l'altra pista ciclabile della Interquartieri in modo tale che da Fenile ci possa essere un percorso sicuro fino al mare, fino al centro.